volevo dire che anche per questa patologia, per queste sindromi, non possiamo fare un discorso di riprendere chiaramente, semplicemente affrontare il quid terapeutico della medicina cinese senza aver capito e aver fatto un raffronto con la medicina occidentale, perché non esiste in medicina cinese una artrite reumatoide. Ci sono, fra le sindromi inquadrate dalla scienza antica cinese, questa parola sicuramente non esiste. Quindi c'è una complessità di problematiche che deve essere un pochino più sviscerata. Innanzitutto si tratta di due problemi patologici piuttosto importanti e piuttosto difficili da trattare anche da parte dei medici della medicina nostra occidentale. E quindi è dovere nostro come agopuntori cercare di trovare delle soluzioni. E nel far questo bisogna tenere presente che sono patologie complesse e se noi adottiamo delle strategie complesse siamo più vincenti. Nel fare questo tipo di lavoro di comprensione, secondo la medicina cinese, dobbiamo senz'altro inquadrare i due processi morbosi nell'ambito delle sindromi B, cioè ostruttive, dolorose, croniche e progressive. Però questo non basta. Ci ricordiamo senz'altro che ogni malato è diverso dagli altri, non possiamo fare delle generalizzazioni, ma bisogna anche comunque decodificare, secondo un linguaggio cinese tradizionale, i sintomi e segni clinici che la malattia presenta. In questa maniera noi riusciamo a co far colloquiare le due medicine e d'altra parte facciamo viceversa di far tesoro delle conoscenze moderne per riagganciarci e comprendere la filosofia antica. Dal punto di vista delle considerazioni che noi possiamo fare sull'artrite reumatoide, questo AR sta per artrite reumatoide, io ho riflettuto un po' su alcune cose che venivano dai nostri testi canonici, su cui abbiamo studiato come medici. L'incidenza dell'artrite reumatoide in una fascia di età fra i 40 e i 50 anni, soprattutto nelle donne a predominanza femminile, fa pensare, come diceva, accennava Quirico poco fa, che ci sia una relazione col declino energetico del rene, che nella donna è particolarmente eclatante, in quell'età è particolarmente rapido. Quindi, se ci sono degli squilibri che si avvertono, questi si rendono molto più manifesti, sicuramente. L'altra considerazione è che mi ha stupito il fatto di ricordare, dal punto di vista così delle nostre conoscenze di medici occidentali, che questa patologia avviene di più nei climi temperati. Noi ci saremmo aspettati qualcosa di diverso, perché siamo abituati a pensare in effetti al reumatoide come qualcosa di legato anche al calore, ed in effetti è così. Però, come primum movens, noi dobbiamo pensare che sono sicuramente più importanti il vento e l'umidità, poi vedremo come il calore e il freddo entrano in gioco in queste patologie. L'altra considerazione che non possiamo omettere è il discorso della familiarità, che ci ricorda la componente costituzionale che attribuisce la medicina cinese a diverse forme, sindromi B, croniche e progressive difficili da trattare. Un'altra cosa molto interessante è questa dei precedenti infettivi, specialmente l'angina. Guardate, quindi fenomeni di calore che sono entrati nel corpo e che hanno dato la loro impronta, gli stress fisici ed emotivi che sono considerati dei fattori scatenanti e che noi sappiamo, secondo la medicina cinese, concorrono ad indebolire il Qi antipatogeno e quindi rendono la persona più vulnerabile. Ricordo fra l'altro che questo concetto del Qi antipatogeno non è solo un concetto di meno Qi in assoluto, è anche proprio già la condizione di squilibrio, già il fatto, non so, che ci sia meno Yin e più Yang o meno Yang e più Yin, già questo è uno squilibrio che fa sì che il Qi antipatogeno sia minore, anche a parità assoluta di Qi nell'organismo. Quindi non dimentichiamo un po' proprio le radici della medicina cinese. Nella fase conclamata, i segni dell'umidità sono
evidentissimi. Le articolazioni tumefatte, l'edema, il dolore fisso sono tutte condizioni che ci inducono a fare una diagnosi di B di tipo fisso, cioè legata all'umidità, secondo il, secondo il fattore patogeno. Mentre c'è una componente di calore che si esprime con l'arrossamento e l'ipertermia locale, minore che nella malattia reumatica, che è molto da calore ma comunque presente, la febbricola nella fase prodromica o di esordio, l'eventuale angina che accompagna, anticipa il processo morboso, e i fattori ematologici che sono la leucocitosi, l'aumento della VES e della PCR. Inoltre l'accumulo di mucoproteine e immunocomplessi che avviene a livello delle membrane sinoviali e nel liquido infiammatorio, e altrettanto queste alterazioni amiloidosiche che si verificano negli organi, perché la reumatoide purtroppo è una malattia molto sistemica, ci richiamano come medicina cinese l'addensamento di umidità che il calore opera nell'organismo. E questo fattore patogeno più si addensa più diventa flegma, cioè l'umido man mano che si addensa produce un flegma difficile da eliminare. Le variazioni del dolore in dipendenza del macro-microclima, è chiaro, ci guidano ad una diagnosi di vento come fattore importante dell'insorgenza di questa patologia. Il vento, noi sappiamo, che è quello che guida tutti gli altri fattori patogeni all'interno. Un'altra cosa che mi è venuto in mente riguardando la localizzazione delle articolazioni colpite è che nella reumatoide la localizzazione, soprattutto quella dei polsi, delle metacarpofalangee, che sono le più comuni, cioè le prime in genere, sono molto legate, corrispondono agli sciuruscello e ginfiume, che sono i punti più importanti nel progredire, secondo i testi antichi, dei fattori patogeni dall'esterno verso l'interno e in direzione delle articolazioni. Allora, se noi vogliamo pensare un'ipotesi diagnostica, dobbiamo pensare che, secondo il fattore patogeno, dobbiamo chiamare in causa il vento, l'umido e un freddo, perché queste persone poi sono sensibili al freddo esterno, ma che all'interno si trasforma in calore per una condizione interna favorente, che sia il vuoto di Yin, frequentissimo nelle donne in quelle condizioni, la stasi del fegato per emozioni, ma una sorta di calore o vuoto pieno che facilita la trasformazione di questo freddo in calore. Ancora, se noi vogliamo vederlo da un punto di vista dei tessuti, possiamo dire senz'altro che la reumatoide colpisce di più i tendini e le ossa. E tutto ciò ci denuncia una certa disarmonia del fegato e del rene, che sono depauperate nella fascia di quell'età della donna, particolarmente, sono incapaci di bloccare e di arginare l'invasione e il processo infiammatorio destrutturante che avviene a livello articolare. E quello che si viene a instaurare è una condizione mista di vuoto e di pieno, in cui da una parte ci sono tessuti articolari erosi, l'osteoporosi, l'assottigliamento dei tendini, quindi una condizione di vuoto a livello dei tessuti, dall'altro invece situazioni infiammatorie di congestione fino a processi di deformazione ossea che portano un quadro di pieno. Quindi noi sappiamo che le sindrome più difficili sono proprio queste miste. Però, riguardando una citazione del Su Wen, che diceva la sindrome B delle ossa è grave, nei vasi sanguigni causa stasi di sangue, nei tendini provoca rigidità, nei muscoli debolezza, nella pelle induce freddo. Io ho realizzato che di fatto queste sindromi che partono dalle ossa, che hanno il clou della loro alterazione e del loro traumatismo o dramma a livello delle ossa e dei tendini, hanno però una certa incidenza anche sugli altri tessuti, anche se in misura minore. Di fatto ci sono lesioni dei piccoli vasi arteriosi e venosi, e corrisponderebbe a una B dei vasi, diciamo, una componente di B dei vasi, una riduzione di masse muscolari con, d'altra parte, infiltrazioni micronodulari, che corrispondono a bide muscoli, un'acute sottile trofica, spesso fredda e cianotica,
parte le fasi di acuzie in cui si arrossa, eccetera, eccetera. E quindi ci ricordano a B della pelle. Quindi sembra quasi che tutti i tessuti alla fine siano coinvolti in questo grave processo irritativo delle articolazioni. Ripassando alla psoriasica, alla forma psoriasica, si tratta veramente di forme abbastanza diverse, anche se altrettanto gravi, altrettanto progressive, eccetera. Sicuramente questa è una forma più leggera, più sopportabile, diciamo, con una prognosi migliore. Il fattore ereditario è più importante, quindi capiamo già che la costituzione ha una base più importante. La dislocazione articolare sappiamo che è anche un pochino diversa, perché colpisce anche le articolazioni più distali, quindi le falangee, interfalangee distali. Ha uno scarso interessamento sistemico, quindi ha molta riduzione, cioè non ha tutti questi sintomi sistemici che ha la reumatoide, ma ha delle modificazioni vascolari, come se la modificazione, cioè l'alterazione vascolare, sia veramente uno dei cardini di questa sindrome, che quindi ha delle caratteristiche diverse dall'altra. Non ha riscontro della positività dei fattori reumatoidi, almeno nell'80%, questo non lo sappiamo, ha un'evoluzione meno grave, per fortuna, colpisce in egual modo i due sessi. Quindi qui il declino ormonale repentino della donna in quella fascia d'età non può entrarci alla stessa maniera. Nel 75% dei casi è preceduta da manifestazioni psoriasiche importanti, difficili da trattare. Allora, mi viene in mente che il primum movens di questa patologia è il danno del vento secchezza, che è proprio quello della psoriasi. Complicato più o meno a seconda della sindrome, perché noi sappiamo che il vento secchezza della psoriasi è una situazione molto complessa, complicato dal calore nel sangue o dal vento umido o tossico, dalla stasi o dal deficit di sangue, cioè tutte le varie possibili componenti della psoriasi, che ha varie sfaccettature e varie condizioni patologiche. Col tempo, tutti questi fattori portano ad un indebolimento, per cui i fattori patogeni a un certo punto invadono i tessuti più periferici e penetrano nelle articolazioni. E da un punto di vista degli organi, c'è una mi minore compromissione di membrane sinoviali, e quindi anche il fegato ci sembra un pochino meno compromesso. Ma in un terzo dei casi avviene una degenerazione con spondilite anchilosante, soprattutto sacroiliaca, che ci fa capire che c'è una componente importante del rene. Per quanto riguarda le erbe medicinali, la medicina cinese, innanzitutto noi dobbiamo sapere, perché è importante che lo sappiamo, che la medicina cinese in genere non usa l'agopuntura per lo più nell'artrite reumatoide o psoriasica, ma per lo più la medicina erboristica, perché è più forte, è più potente, c'è un quadro sistemico importante. Usa delle sostanze anche un pochino tossiche, ma molto efficaci, e anche molte sostanze animali. Comunque, qui molte di queste cose non sono mo molto reperibili. Chi sa usare le erbe le può trattare. Mi sento di dire comunque che c'è qualche preparato pronto, qualche sostanza che funziona. Io uso nelle forme infiammatorie che hanno caratteristiche di umidità e calore anche il Clear Channels dei Tre Tesori con molto successo. Ci sono dei preparati anche di medicina erboristica occidentale, tipo il PC28, che è a base di molluschi e artiglio del diavolo. Ci sono delle cose che si possono dare, però sicuramente noi ci possiamo affidare molto di più all'agopuntura, che permette di ridurre o eliminare i farmaci anche per lunghi periodi di tempo. Quindi, secondo me, il risultato è molto significativo. Nella fase di acuzie, terapie ogni 2-3 volte a settimana; nella fase di remissione, dei tempi più allungati, ma attenzione a rinforzare, a ricostituire il C antipatogeno. Penso che la cosa più importante è modificare le condizioni di vita che permettono e favoriscono il riaccendersi della malattia, perché noi siamo in queste malattie, soprattutto nelle reumatoidi, ci troviamo di fronte a quadri che stanno in un continuo stato di malattia. Quindi noi dobbiamo eliminare tutte le influenze negative. E i traumi fisici, psichici, gli stress, il superlavoro non sono cose che
vabbè, le diciamo e poi sono fondamentali, cioè questi pazienti devono cambiare la loro vita, devono eliminare le sollecitazioni dal freddo e dall'umido esterni. Cioè le donne, dico nella reumatoide, non devono più mettere le mani in acqua, cioè devono vivere con i guanti, eccetto che per lavar loro stessi. Questa è una cosa molto importante, è difficile, ma se non facciamo questi, con le abitudini di vita che si sono instaurate in queste persone che favoriscono il processo patologico, sicuramente non abbiamo grossi risultati, abbiamo dei risultati solo parziali. Il regime alimentare per me è fondamentale. Io ho incominciato ad avere dei successi straordinari quando ho drasticamente modificato le diete dei miei pazienti, perché il cibo è qualcosa che tutti i giorni, dalla mattina, cioè colazione, pranzo e cena, entra nel nostro organismo. O è terapeutico o è patologico. E quindi evitare cibi umidi e freddi, però ecco, ricordiamoci che cioè uno pensa i capperi sono freschi perché stanno nel sud, no, i capperi sono brucianti, cioè un cibo molto caldo, e così l'aglio, la cipolla, eccetera. E contenere i cibi acidi che trattengono i fattori patogeni, nell'anemia da artrite reumatoide che è molto frequente, comunque garantire almeno il pesce, oppure le carni e i legumi, nella psoriasica, io uso molto il decotto di Azuchi, che rinfresca il sangue ed è molto terapeutico, e poi chiaramente i criteri alimentari che ci sono sempre nei fattori di psoriasi. Ricordiamoci la disciplina di vita, perché l'organismo sta in una condizione di debolezza che può facilitare il progredire della malattia. Allora noi dobbiamo interrompere questo circuito. Più riposo, spazio per esercizi respiratori. Riduzione, mi dispiace per Giorgio Di Concetto che ride ogni volta che io dico riduzione dell'attività sessuale, soprattutto quando si è stanchi, perché cioè, la vita sessuale va benissimo quando uno è in buone condizioni la mattina, risveglio, e la natura infatti la favorisce al risveglio, ma non alla sera dopo una giornata di spaventoso lavoro. Allungamenti, stretching, niente che traumatizzi le articolazioni. E veniamo al clou della terapia. Io uso molto sia l'auricoloterapia con i punti corrispondenti alle aree del corpo colpite, come punti generali subcortex, Shenmen, rene e fegato. Rene e fegato è chiaro perché. Nella psoriasica è importante anche purificare cuore e polmone, quindi sono due altri punti che aggiungo spesso. Una tecnica molto efficace non solo per l'ipertensione, come si conosce anche già da tempo, ma per ripulire e rinfrescare il sangue, è il sanguinamento dell'apice dell'orecchio. Nella somatopuntura, innanzitutto, ecco, nella somatopuntura io ho presentato alcuni punti che poi adesso vedremo, però la base è quella della diagnosi secondo la medicina tradizionale cinese, quindi bisogna fare una diagnosi di prevalenza di vento, prevalenza di freddo, prevalenza di umidità, prevalenza di caldo. Quindi in genere sappiamo che la reumatoide è più bi ossea con una componente di calore, nella psoriasica c'è molta componente di calore, calore che invade il sangue anche probabilmente, però prima facciamo una diagnosi di tipo cinese e poi selezioniamo i punti secondo questa diagnosi. Ma oltre a questo, io e comunque nell'ambito di questo discorso, del discorso di come è stato da me interpretato questo argomento, io avevo selezionato alcuni punti molto importanti. Da giù al punto influente sulle ossa, non si può pensare di agire su una deformazione ossea, su un danno significativo delle ossa, sia in osteoporosi sia in deformazione, senza usare questo punto, che cambia molto la prognosi dei pazienti. Poi, un altro punto importante è su Joint, il punto influente sul midollo, che favorisce sia le ossa che i tendini, ed è indicato nei classici, specie nelle forme croniche, con malnutrimento dei tessuti e poi all'incioè, chiaramente, noi lavoriamo su alterazioni e danni dei tendini, il punto influente sui tendini non può mancare. Questo lavora non solo perché lavora su cartilagine, giunture, eccetera, ma perché poi nei testi storici ha questa importante azione sia sul caldo che sul freddo umido, e quindi
e sulla rigidità, quindi ha diverse modalità con cui puoi agire positivamente su questi pazienti. E uno dei punti miei più amati per le sindrome B da calore e da umidità è Xianggu. Xianggu, stomaco 43, è un punto secondo me eccellente proprio. È citato soprattutto nelle forme di edema, nei classici, ma di fatto nella clinica del nostro secolo ha rivelato delle eccezionali capacità di lavorare anche sul calore, quindi calore e umido nelle articolazioni e soprattutto quando i fattori patogeni sono sui piedi, ma non soltanto in questi casi, io lo uso molto, soprattutto se collegato con He Gu e Chu Qi. Sul flegma uso chiaramente Fen Long perché non c'è punto più potente di Fenlong sul flegma, anche se il flegma, noi sappiamo, ci mette molto tempo per essere trattato ed eliminato, quindi bisogna avere pazienza. Ma un altro punto che agisce sull'umidità e sul flegma in qualche maniera perché previene la formazione di flegma è Shanchou Milza 5, che è anche il punto Ginfiume. Noi sappiamo che secondo l'agopuntura canonica noi dobbiamo usare molto i punti Sciuruscello e Ginfiume per trattare i problemi delle sindrome B. Quindi, a maggior ragione, questo punto è fra l'altro molto capace di lavorare sulle B con deformazione. Queste sono tutte poi informazioni tratte dai testi classici, quindi sono verificate nel corso dei secoli di storia cinese medica. Zhusheng Li è un punto eccezionale, non perché si sa, insomma, tratta quasi tutto, ma io l'ho trovato eccellente per rimuovere l'umidità e il calore. Chiaramente in questi casi deve essere usato in dispersione, dispersione nelle fasi acute, equilibrio semmai nelle fasi croniche. E poi regola il ciel sangue, che è importante anche per alleviare i sintomi, perché questi pazienti soffrono e quindi anche dei punti sintomatici, tutto sommato, non ci dispiacciono. E Chu Qi, colon 11, purifica il caldo ed elimina l'umidità, quindi ha la capacità anche di rinfrescare il sangue, il vento e placare il vento nella psoriasi e quindi a maggior ragione può essere usato in varie situazioni patologiche di questo Dottoressa Guli, tipo. la devo richiamare. Wai-guan è un punto anche che io amo molto in questi casi, è il punto di relazione con l'esterno, elimina il vento e il calore ed è molto utile soprattutto nelle articolazioni della mano colpite dalla patologia. Poi da Jiuwei per il calore, i bai, sì, e i Baifeng, chiaramente gli extra sulle dita delle mani e dei piedi. Tre punti ho selezionato particolarmente utili per trattare il rene, che è molto colpito e molto debole e deficitario in queste condizioni. Due punti per rinfrescare il sangue, soprattutto nella condizione psoriasica, Shen Men e Sui Hai. Taichung e Geshu per lavorare sulla carenza oppure sulla stasi di sangue, nel primo caso in tonificazione, nel secondo caso nella condizione in dispersione, chiaramente. Soltanto due pagine ancora, una per ricordare la domina acupuntura, non sto a discutere, chiaramente ne ha parlato già la Grazia Rotolo, e quindi la domina acupuntura è molto adatta a queste sindrome che sono croniche, sistemiche, difficili da curare, quindi è proprio molto particolarmente adatta, però dobbiamo usare alcuni accorgimenti nella mia esperienza. Non utilizzare Qi Hai, almeno nella fase acute. Non far uso della lampada che spesso si associa nelle terapie di addomina acupuntura ed eventualmente nella forma di artrite di psoriasica aggiungere Daheng Milza 15 bilaterale perché lavora sul fegato e sul polmone. E poi si possono combinare due o tre punti somatici secondo la diagnosi energetica. Un ultimo accenno sul sanguinamento, che è una tecnica che uso tantissimo, che è molto efficace nel rimuovere i fattori patogeni dal corpo e molto attiva per muovere la circolazione di Qi e sangue, quindi in queste forme molto resistenti è particolarmente adatta. Io consiglio il sanguinamento dei punti classici di acupuntura, se devono essere quelli che selezionati secondo la diagnosi, oppure i punti Haché,
nelle zone dolenti. E in più so dalla mia pratica clinica essere molto efficace la puntura e il sanguinamento di Wejong, Bladder 40, e Geshu, l'impunto influente sul sangue, in caso di artrite psoriasica. E poi in genere non dimenticate la puntura e il sanguinamento dei punti ginpozzi di tutti i canali colpiti dalla patologia. Grazie. Bene. Invito la dottoressa Albertini dell'unità gravi celebrolesi dell'ospedale Don Calabria Negar di Verona. Buongiorno a tutti, ringrazio i moderatori, il dottor Giovanardi, il dottor Mazzanti per l'invito. Come diceva il dottor Matrà, lavoro all'unità gravi celebrolesi e mi occupo dei pazienti affetti da esiti da trauma cranico. Il trauma cranico è una patologia acquisita causata da una forza diretta che causa e determina prevalentemente alterazioni del livello di coscienza e disturbi cognitivi, motori e comportamentali. Rappresenta la principale causa di morte e disabilità nei giovani adulti ed ha un'incidenza di circa 250 nuovi casi per 100.000 abitanti all'anno, questo in Italia. Appunto, le caratteristiche del trauma cranico sono alterazioni dello stato di coscienza e segni di sofferenza neurologica, oltre a tutta una serie di complicanze mediche che coinvolgono il paziente con trauma cranico grave. Infatti, la gravità del trauma cranico viene valutata utilizzando a livello internazionale una scala, che è la Glasgow Coma Scale, che appunto determina una correlazione esistente tra la gravità del trauma e la risposta ad alcuni stimoli. Appunto, le caratteristiche del trauma cranico sono deficit motori, quali la paresi e la spasticità, deficit sensitivi, lesioni dei nervi cranici, prevalentemente il nervo facciale e il nervo abducente, deficit cognitivi come disorientamento spazio-temporale, disturbi di memoria, del linguaggio, del riconoscimento e dell'attenzione, e deficit psichici e comportamentali, quali l'ansia, l'irritabilità, la labilità emotiva, l'agitazione, la depressione, l'insonnia. Questi ultimi ovviamente compaiono a distanza dopo il risveglio del paziente. Il trauma cranico è caratterizzato anche dalla comparsa delle crisi epilettiche, ma di particolare importanza una totale disregolazione nella fase acuta e subacuta del sistema nervoso autonomico. Sono caratteristici episodi improvvisi di aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, della frequenza respiratoria, della temperatura, accompagnati da ipertono marcato e sudorazione profusa. Da non sottovalutare ovviamente il dolore dovuto a fratture, ossificazioni eterotopiche, infezioni, calcolosi, spasticità e a lungo termine alla cefalea post-traumatica. Il trattamento di questi pazienti richiede l'intervento di un'equipe plurispecialistica e l'utilizzo di farmaci di varie classi, beta bloccanti, miorilassanti, antidolorifici, neurolettici, benzodiazepine, eccetera, proprio per tutti i problemi che vi ho detto prima. Sono farmaci che hanno marcati effetti collaterali e tra l'altro alcuni di essi anche un effetto sedativo. Tutti questi effetti collaterali sono in antagonismo con il processo di recupero e cura e risveglio che si vuole stimolare in questi pazienti. Abbiamo visto che nel trauma cranico c'è sempre, in trauma cranico moderato e severo, un'alterazione dello stato di coscienza prolungato. Lo stato di coscienza per la medicina tradizionale cinese è in parte assimilabile all'osservazione dello Shen, il cui ideogramma corrispondente esprime il concetto di forza vitale e di principio direttivo di tutte le manifestazioni dell'energia. I parametri per valutare lo Shen sono prevalentemente l'osservazione della luminosità degli occhi e dello sguardo, l'articolazione della parola e la coordinazione motoria, lo stato di coscienza e l'orientamento spazio-temporale. Tutti questi parametri sono alterati nel trauma cranico. Per la medicina tradizionale cinese vi è una continuità tra disturbi fisici e disturbi psichici e soprattutto la medicina tradizionale cinese non separa il piano mentale dal piano corporeo e dal piano emozionale. Gli shock emozionali esauriscono la milza e il cuore. La milza, sappiamo, controlla i muscoli. Il cuore e la milza, quando sono esauriti, determinano un indebolimento dei muscoli e una circolazione del sangue che diventa difettosa. Il trauma cranico può essere quindi interpretato come verosimilmente causa di uno squilibrio tra l'elemento acqua, l'elemento legno e l'elemento fuoco. L'obiettivo di questo lavoro
era quello di fornire un razionale scientifico affinché l'agopuntura venga integrata nei metodi di cura e recupero dei pazienti affetti da trauma cranico, perché essa possa essere utilizzata in alcune, almeno, delle complicanze mediche che vi ho descritto. Per far ciò è stata effettuata una ricerca bibliografica, utilizzando 12 coppie di parole. Inizialmente solo le due dizioni in inglese di trauma cranico, ma è emerso molto poco. Dopodiché allora abbiamo aggiunto varie parole da accoppiare ad agopuntura, che sono appunto tutti quei sintomi di disregolazione del sistema nervoso autonomico che vi dicevo prima, quindi autonomico, vegetativo, vagale, frequenza cardiaca, ipertensione. Poi le parole chiave indicanti le lesioni anatomopatologiche che si riscontrano alle indagini strumentali dell'TAC, e quindi contusione cerebrale, emorragia cerebrale, stroke, poi la spasticità, che è un esito di una lesione del motoneurone superiore, la paralisi facciale, l'epilessia e la cefalea post-traumatica. È emerso questo, 99 articoli che abbiamo suddiviso in due gruppi: studi tipo sperimentazione clinica controllata, che sono i studi di maggior peso scientifico, e studi di altro tipo le review, casi singoli ed altro. A loro volta, questi due gruppi di studio suddivisi in base all'efficacia emersa dal trattamento applicato per quello studio. Quindi studi in cui è emersa l'efficacia o meno del trattamento, e in più un'ulteriore suddivisione in base alla significatività statistica dei risultati. In totale dei 99 studi emersi, 62 erano tipi di studio caso controllo, 37 studi di altro tipo. Rapidamente sono emersi, tra i 62 studi di tipo caso controllo, 49 di essi mostravano un'efficacia del trattamento e 24 lavori su 62 presentavano un livello di efficacia statisticamente significativo. Studi in cui c'era sia l'efficacia che non l'efficacia dell'agopuntura erano quelli in cui era stata utilizzata come parola chiave da associare agopuntura, vagale, autonomico, frequenza cardiaca, spasticità e cefalea. Per l'epilessia non sono emersi lavori in cui veniva dimostrata l'efficacia, per tutti gli altri studi sono risultati di studi con efficacia. In sostanza, circa l'88% dei lavori mostrava un'efficacia dell'agopuntura, il 33,3% di questi studi in modo significativo. Praticamente abbiamo cercato con questa rassegna della letteratura di fornire un razionale scientifico da proporre a un reparto come quello in cui lavoro, in modo tale da poter introdurre l'agopuntura nei reparti di riabilitazione intensiva, integrarla ai metodi di cura tradizionali e limitando, speriamo, l'intervento farmacologico così pesante, sperando così di ottenere un miglioramento del recupero del paziente affetto da esiti di trauma cranico. Grazie. Grazie, dottoressa Albertini, per essere stata anche nei tempi. Il dottor Giorgio Di Concetto, che parlerà del trattamento con fitoterapia cinese delle malattie reumatiche. Per quanto riguarda la fitoterapia delle sindromi reumatiche, possiamo utilizzare dei farmaci propriamente antireumatici che hanno generalmente un'azione sintomatica, anche se molto efficace, associati ai mobilizzatori del sangue. Voi sapete tutti che l'invasione da parte delle cause cosmopatogene, specialmente del freddo e dell'umidità, dei canali principali, comporta una stasi di sangue. I tonici generalmente del rene e del fegato, soprattutto per i reumatismi cronici degli anziani, i riscaldanti in caso di deficit di Yang, i diaforetici, molti dei quali hanno azione antireumatica, i diuretici e gli antitan, eventualmente associati ai tonici e di milza per quanto riguarda l'accumulo di umidità, e i purificatori in caso di sviluppo di calore. Lo sviluppo di calore generalmente è conseguenza o del deficit di Yin o della compressione del CD di fegato. Entriamo subito in argomento. Questo è un composto già pronto. È il decotto di Angelica e di Lorantus. Non si tratta dell'Angelica sinensis che conosciamo, ma è l'Angelica pubescens, il duo.
che è un farmaco antireumatico tiepido, insieme alla radice di genziana, che invece è un antireumatico neutro e quindi facilmente maneggevole. Come vedete, l'abbinamento si fa con l'Orantus, che è un tonico del rene, dell'urina e del sangue, con la corteccia dell'olmo, che è un tonico dello yang, però estremamente maneggevole. Qui si associa il complesso del Sivutang, che tonifica il sangue in generale. Questi quattro, la Remmania, la Peonia, l'Angelica e l'Igusticum, costituiscono il composto classico della tonificazione del sangue, il Sivutang, il decotto delle quattro sostanze. Questo è un mobilizzatore del sangue molto importante, che muove il sangue soprattutto a livello della zona lombare degli arti inferiori. Il ginseng, conoscete tutti, tonifica il qi, Fuling elimina l'umidità, e vedete questi, Rogui e Sissin, il cinnamomum, la corteccia della cannella e l'asarum, sono dei riscaldanti. Fanfeng è il diaforetico, la edeburiella, che elimina il vento. Quindi questo è un esempio classico, diciamo dimostrativo, di come si associano i farmaci antireumatici. Si tratta di un farmaco, di un complesso che va bene per trattare i reumatismi cronici da freddo in pazienti con deficit di rene o di energia di sangue. Questo è un composto analogo di maciocia, Nourish the Root Clear Wind. Sono compresi da 500 mg. Anche in questo caso si usa nei reumatismi cronici diffusi da freddo e umidità, in pazienti però con deficit di IN, di rene fegato e sviluppo di calore vuoto. C'è la Remmania sia preparata che fresca, questa tonifica il Jing e lo IN di rene, però è tiepida, questa invece è fresca, non è preparata, e purifica il calore. La peonia, che tonifica il sangue, il mudanpi, che è un purificatore del calore insieme a zimu, e poi vedete i composti, sanjisheng, il lorantus. Wujiapi è un farmaco estremamente importante, vi farò vedere più avanti che si usa da solo. Io lo uso frequentemente da solo nei reumatismi cronici, specialmente dei pazienti anziani, purché siano reumatismi in cui prevalga il freddo, non ci sia la componente calore. Il frutto Cnomelis, la cotogna cinese, è un farmaco molto utile perché è un antireumatico che muove il sangue a una netta azione analgesica e in più armonizza lo stomaco. Quindi in questi casi è importante avere un farmaco che ha tutte queste azioni. La Clematis Wenxiang è un antireumatico di grande importanza, è tiepido, agisce su tutti i canali. Tra l'altro, recentemente, grazie alla sua azione mobilizzatrice, viene impiegato nel trattamento delle neoplasie. La genziana l'ho già presentata prima. La Sigisbecchia è un antireumatico fresco che purifica il calore tossico, e questo è praticamente la pianta del pepe, che agisce soprattutto sulle estremità. Quindi vedete, le indicazioni sono quelle di cui ho già parlato. Tenete presente che con questi composti che purificano il calore può essere anche impiegato nel caso di un moderato sviluppo di calore a livello delle articolazioni. Questo è una compressa estremamente maneggevole, va bene come terapia sintomatica di tutti i tipi di reumatismi, sia quelli da vento freddo e umidità, sia da calore, perché il complesso è praticamente neutro. Vi faccio notare l'impiego sempre della genziana, sempre antireumatico neutro che tonifica lo IN. La mirra, che è un mobilizzatore del sangue,
a livello dei meridiani ha una netta azione disostruttiva, anche ligustico come mobilizzatore del sangue, insieme ai semi di pesca e al cartamo, al zafferano. Nuxi, l'abbiamo già visto prima, muove il sangue soprattutto a livello degli arti inferiori, poi c'è l'angelica che tonifica e muove il sangue. Il notopterigium è un antireumatico che agisce soprattutto sulla parte alta della colonna, questo farmaco che è l'ombrico. Il lombrico non vi deve scandalizzare, ma la polvere di lombrico è estremamente importante nel combattere i reumatismi, soprattutto quelli da vento. Poi qua c'è un mobilizzatore del C per armonizzare la formula. È un farmaco che proprio per la presenza del Dilong non è disponibile in farmacia, ma può essere ordinato direttamente alla ditta. Un superamento di questo farmaco è che abbina al Shenton Zuyutang altri mobilizzatori del sangue che sono particolarmente indicati nelle sindromi post-traumatiche. Questo composto io l'ho usato diverse volte ed è estremamente efficace sia nei reumatismi normali di tutti i generi, sia nelle sindrome ostruttive post-traumatiche, sia anche nelle ostruzioni vascolari. La pillola di Eligusticum una volta si associava al tè verde, è rimasta nella denominazione. Il ligusticum è un mobilizzatore del sangue che agisce soprattutto a livello Shaoyang, quindi va bene per le cefalee temporali, associata all'angelica daurica, che vedete c'è un'altra angelica ancora, che equivale come azione al 4 grosso intestino, quindi agisce sul viso. Il notopterigium che agisce sulla zona cervico-dorsale. Poi c'è l'Asarum che ha un'azione riscaldante e questi farmaci che eliminano il vento. Questi il vento freddo, questi il vento calore. E questo farmaco è estremamente importante nelle cefalee esogene, che possono essere considerate delle sindrome ostruttive della testa, e anche nelle cervicalgie. Ecco, l'argomento di prima, il VGP, tra l'altro essendo farmaco unico costa relativamente poco. Se ne può usare 2-3 grammi di estratto secco al giorno, che equivale a un cucchiaino da caffè colmo, sciolto in acqua tiepida, ma estremamente solubile e scioglie anche nei succhi di frutta. Questo l'ho usato sistematicamente nei reumatismi degli anziani. Una azione particolare invece la boswellia serrata. La boswellia serrata è una resina gomosa estratta da una pianta delle zone collinari dell'India, svolge un'attività antinfiammatoria analgesica. Pensate che la fa la Bayer, anche la distribuisce la Bayer, e non capisco perché non venga usata dai reumatologi, perché è indicata nei reumatismi diffusi sia infiammatori che degenerativi. Tra l'altro, avendo un'azione antinfiammatoria efficace sia nella colite ulcerosa che nelle bronchiti e nell'asma. Anch'esso utilizzabile come farmaco unico, due capsule da 200 mg, che equivalgono a 100 mg di estratto secco. Si ottengono dei buoni risultati nei reumatismi di qualsiasi genere. Quindi già abbiamo due farmaci unici che possono essere usati. Se uno proprio si vuole esibire in una terapia farmacologica, per esempio, allora comincia a fare il decotto o l'estratto secco. Allora, Xuduan Tang, il decotto di Dipsacus. Xuduan è un tonico del rene Yang estremamente maneggevole, come Dujong. Questi due hanno un'azione nettamente disostruttiva, ma Xuduan in particolare è il farmaco della marcia. Questa composizione è validissima anche per le sindromi paralitiche degli arti inferiori. Nuxi porta tutta la composizione in basso e elimina l'ostruzione degli arti inferiori. La dioxoea ipoglauca è un diuretico che però azione antireumatica. E poi vedete si possono associare il Lorantus, il Kedomelis, il Lingxian e il Cinjiao, sono tutti antireumatici.
tranne San Jisheng. Tenete presente che San Jisheng in alcuni testi cinesi non figura fra i tonici del rene, ma figura fra i farmaci antireumatici. Ecco, nel caso ci sia un accumulo di umidità in basso, questo può capitare con una certa frequenza. Io mi ricordo di un paziente che era già stato operato di ernia discale e venne da me con una lombocetalgia violenta. Aveva una lingua rossa con una patina gialla a livello del già inferiore. Io gli ho detto questo composto, il Simiaosan, che è composto da un purificatore del calore del già inferiore, da un rizoma attractilodis che elimina l'umidità insieme a Iren e Nuxi che muove il sangue negli arti inferiori. Avevo associato questa composizione, sono due, questi due, la Sigisbecchia e il Trachelospermi, il gelsomino cinese, sono due farmaci che combattono i reumatismi da calore. E il risultato è stato veramente ottimo, senza agopuntura, perché un paziente già operato con delle cicatrici aveva paura di complicare la situazione. Se per esempio capitano dei reumatismi diffusi con sviluppo di calore, come può succedere per l'artrite reumatoide, un'impostazione della terapia può essere questa. Shandy Wang, la remania non preparata, è stato dimostrato in ricerche recenti che ha un'azione antireumatica paragonabile alle sostanze cortisoniche. Tufuling è un purificatore del calore, che tra l'altro recentemente viene impiegato nella terapia delle neoplasie, ed ha un'azione disostruttiva sui canali principali. La Sigisbecchia e il Trachelospermi li abbiamo già visti, purificano il Du e disostruiscono i canali, e Cinzhao è la genziana, che essendo neutro va bene in tutte le forme. Questa impostazione terapeutica molto semplice dimostra che l'impiego della farmacologia è molto più semplice di quello che si pensa ed è estremamente efficace. Grazie. Diamo la parola alla dottoressa Gemma D'Angelo, che parlerà dell'addominopuntura nell'emiparesi post-ictale. Spero di chiarire meglio questa nuova tecnica, di darvi la possibilità di appassionarvi così come è capitato per me. L'abbiamo valutata insieme al mio gruppo di lavoro da 5 anni, prima nelle patologie più semplici, quindi quelle che sono state relativamente più semplici, quelle che sono state illustrate finora, e poi a partire da un anno fa, in collaborazione con un istituto di riabilitazione neuromotoria a Lecce, e successivamente in collaborazione con la clinica neurologica della mia città di Bari, l'abbiamo valutata sulle conseguenze dell'ictus e quindi patologie molto più impegnative. Sembrerà strano, però l'ictus, come vedete, è al terzo posto per causa di decesso nei nostri paesi, addirittura 1 al minuto. E quindi sicuramente sono delle patologie che interessa che vengano trattate con il maggior numero di tecniche possibili per risolvere le loro conseguenze e complicanze. I fattori di rischio li conosciamo tutti, vi cito soltanto questo ultimo, mancanza di moto, che è stato specificamente inserito dall'inventore della metodica, il professor Bo, di cui vi dirò a breve. Tramite il professor Bo noi siamo oggi in possesso di una nuova prospettiva terapeutica, che è l'agopuntura addominale. Lui la pratica da circa 20 anni, è figlio di agopuntori, non solo i suoi genitori ma anche i suoi nonni, bisnonni, da 13 generazioni erano agopuntori, quindi una persona decisamente molto preparata, ed era da tempo che lui dedicava allo studio dei meridiani addominali una particolare attenzione. Questa che state vedendo è quella che lui ha chiamato tartaruga addominale, mappa della tartaruga. Attraverso l'infissione
di punti specifici in questa mappa, come vedremo sarà possibile trattare anche patologie molto molto complesse. E come vi dicevo, era da tempo che lui dedicava una particolare attenzione ai meridiani addominali, ma in particolare fra i meridiani addominali al meridiano di vasoconcezione. Queste sono delle indicazioni che lui ci ha fornito e che io vi riferisco. È il primo che si forma nella vita intrauterina, serve da guida alle cellule dell'embrione per orientarsi nello spazio, riceve rami dai nervi spinali di entrambi i lati ed è in soluzione di continuità con il Dumai, con il quale rappresenta in realtà un unico meridiano, il cui centro è localizzato nel midollo spinale. Come sappiamo anche noi, molto importante per gli organi sessuali femminili, fertilità e concepimento, raccoglie tutte le energie di tutti i meridiani e le armonizza tra di loro e contribuisce alla nostra capacità di essere calmi ed è anche in grado di portarci una pace spirituale. Vediamo adesso l'ipotesi che lui ha formulato sul meccanismo d'azione di questa nuova metodica. Secondo il professor Bo, la cicatrice ombelicale, che come noi sappiamo corrisponde al punto 8 del vasoconcezione, rappresenterebbe nella vita postfetale il ricordo di un sistema di regolazione multipotente, in grado di provvedere da solo nella vita prenatale intrauterina allo sviluppo del feto. Quindi nella vita postnatale questo ricordo rimarrebbe localizzato a livello dell'ombelico e servirebbe al riequilibrio della distribuzione del sangue e dell'energia in tempo reale. Quindi avere la possibilità di stimolare questo sistema per noi rappresenterebbe un ausilio terapeutico molto importante. Questo è un primo elemento, potremmo dire, di difformità rispetto a quello che noi conosciamo, perché secondo il professor Bo il sistema dei Jingluo, che noi abbiamo tradizionalmente conosciuto e studiato, origina nel cordone ombelicale. E ricordo, abbiamo visto prima, che a livello del cordone ombelicale è presente questo sistema in grado di regolare il flusso dell'energia del sangue. Ma il sistema dei Jingluo ombelicale sarebbe del tutto diverso da quello presente dopo la nascita. Infatti, il professor Bo ha supposto la presenza di un Jingluo congenito responsabile della distribuzione del sangue del Qi durante la vita fetale e dal quale si dovrebbe lo sviluppo e l'accrescimento fisiologico degli Zhangfu del nascituro. Quindi quello che noi sfruttiamo nella vita postnatale sarebbe del tutto diverso da quello presente nella vita prenatale. Avremo in realtà bisogno di rivedere alcune nozioni che purtroppo nel nostro percorso formativo universitario non vengono sufficientemente sottolineate, che sono quelle proprio dell'embriologia. Nella vita fetale ci sarebbe e sarebbe molto attivo un sistema di Jingluo congenito. Questo sistema alla nascita, nel momento del taglio del cordone ombelicale, che vi ricordo in alcune cliniche già viene ritardato, cioè viene tagliato il cordone ombelicale nel momento in cui smette di pulsare e non immediatamente dopo la nascita. Quindi al momento del taglio del cordone ombelicale, questo sistema di Jingluo congenito passerebbe il testimone del comando della distribuzione dell'energia del sangue al sistema degli Zhangfu. Solo in quel momento dagli Zhangfu originerebbe il sistema di Jingluo così come noi lo conosciamo e quindi risulterebbe essere acquisito rispetto a quello presente nel cordone ombelicale. Quindi questo sistema congenito di regolazione ombelicale rimane dopo la nascita localizzato intorno all'ombelico ed è in grado di impostare e di ottenere quell'azione di comando sugli Zhangfu che fino ad ora siamo riusciti a realizzare solo con l'ausilio della farmacologia, cioè prescrizione di erbe e di decotti. Quindi la parete addominale non sarebbe una superficie piatta,
ma rappresenterebbe un biocomplesso morfofunzionale multistrati. Il primo strato superficiale contiene la mappa di tartaruga e rappresenta il sistema dei Gingluò congenito. Non c'entra nulla il sistema dei Gingluò acquisito che noi abbiamo sfruttato finora con lo strato superficiale. È un sistema simmetrico, quindi presente a destra e a sinistra in maniera identica. Tratta il sistema osteoarticolare, la microcircolazione, ed è specificamente collegato col sistema di regolazione periferico. Lo strato intermedio rappresenta la mappa dei Gingluò così come noi la conosciamo, quindi il sistema dei Gingluò propriamente detto, e lo strato profondo rappresenta gli Zhangfu. In una maniera, se possibile, ancora più approfondita, che in questa sede non è possibile adeguatamente trattare, però in questo strato profondo è presente la mappa dell'ottagono, corrisponde al sistema dei Gingluò acquisito, quindi quello presente prima della nascita, è asimmetrico, destro e sinistro è diverso, tratta gli organi ed è collegato con il sistema nervoso centrale. In virtù di quello che è stato fatto come studio conoscitivo sia in Cina e sia direttamente attraverso l'insegnamento del professor Bo, è stato possibile eseguire la valutazione su 22 pazienti di età compresa tra 55 e 75 anni che avevano esiti di ictus ischemico, emorragico ed emorragico postoperatorio. Nel lavoro sono stati inclusi solo pazienti con esiti stabilizzati ed in trattamento farmacologico e già sottoposti sia alle normali tecniche riabilitative sia quelle complementari, come vedete anche PET therapy e musicoterapia, oltre a quelle tradizionali. Il lavoro ha avuto la durata di un anno, la finalità che ci è stata richiesta è stata la valutazione dell'efficacia del trattamento di addominoagopuntura associato rispetto al trattamento farmacologico e fisiochinesioterapico, un'eventuale riduzione della terapia farmacologica e la valutazione della riduzione dei tempi di recupero totale o parziale. È preciso che nel momento in cui sarà fatta la valutazione dei risultati sarà considerato il sintomo nel momento in cui il sintomo sparisce, non una gradualità, perché così è stato richiesto da chi ha, diciamo, tra virgolette, commissionato il lavoro. I pazienti reclutati per lo studio avevano tutti uno screening iniziale costituito da anamnesi orientata per esiti di ictus, esame obiettivo generale, esame neurologico, gli esami strumentali normali, quindi routine ematochimica completa, elettroencefalogramma, TAC cranio o risonanza magnetica encefalo, valutazione cardiologica ed elettromiografia facoltativa. Chiaramente io poi ho fatto un inquadramento di medicina cinese suddividendoli in pazienti, gruppo da eccesso di yang di fegato e cuore, gruppo da deficit di yin di rene e fegato, gruppo da eccesso di tan vento o tan fuoco con agitazione di vento, gruppo da stasi di sangue e gruppo da stasi di qi. Ovviamente è stata fatta un'osservazione della lingua e palpazione dei polsi che è stata monitorata per tutta la durata del lavoro. Il protocollo è stato eseguito in questa maniera: una seduta al giorno di 30 minuti per 3 giorni consecutivi per la prima settimana, una seduta di 30 minuti a giorni alterni per la settimana successiva, 2 sedute di 30 minuti 2 volte alla settimana per 8 settimane e una seduta di 30 minuti alla settimana per altre 8 settimane. Il monitoraggio clinico-terapeutico è stato eseguito ogni 2 mesi. Per il lavoro sono stati utilizzati aghi con tubo guida a dimensioni 18x40, 20x40, 22x40 e 25x40. È d'obbligo fare questa precisazione perché nell'agopuntura addominale la manipolazione dell'ago non viene eseguita. La manipolazione, così come noi la intendiamo, si ottiene infiggendo un calibro diverso. Quindi gli aghi da 0,18 sono quelli che sono maggiormente tonificanti, gli aghi da 0,25 sono quelli maggiormente disperdenti. Ovviamente la lunghezza dell'ago varia a seconda delle dimensioni dell'addome del paziente.
Gli agopunti che sono stati utilizzati sono CV12, 10, 6 e 4, infissi nell'ordine a profondità DIP, metodo per rinforzare la UNC. CV8 è stato usato in MOXA. Rene 13 e Rene 17 sono stati infissi bilateralmente a profondità M per ottenere rispettivamente, attraverso Rene 17, l'apertura del flusso vascolare verso l'alto e attraverso il Rene 13 di sinistra la tonificazione di polmone, milza e rene, in particolare nel deficit di C, e Rene 13 di destra per ottenere tonificazione di fegato, milza e rene, qualora fosse stata presente una stasi di sangue. Ancora sono stati usati stomaco 24 e stomaco 26, infissi bilateralmente a profondità S, metodo per ottenere una riattivazione di tutte le articolazioni. E vi ricordo, perché non abbiamo molto tempo, quindi non possiamo rivedere la figura della tartaruga nel suo dettaglio, però lo stomaco 24 corrisponde all'articolazione scapolo-omerale omolaterale e lo stomaco 26 corrisponde all'articolazione coxofemorale omolaterale. I sintomi che sono stati considerati sono stati questi: limitazione funzionale del tronco e degli arti, disturbi della sensibilità tattile delle mani e dei piedi, paralisi spastica e paralisi flaccida, impossibilità alla deambulazione, deficit dell'attenzione e disturbi del linguaggio. La limitazione funzionale si è ridotta già alla prima seduta nel 30% dei pazienti, mentre nella sesta seduta oltre la metà dei pazienti muovevano gli arti o gli artri colpiti in tutta la loro estensione funzionale. La paralisi spastica si è risolta verso la sesta seduta, mentre la paralisi spastica è stata risolta con tempi più lunghi. La stessa percentuale ritroviamo nei disturbi della deambulazione, mentre i deficit dell'attenzione si sono ridotti con una percentuale più elevata, all'incirca il 50%. I disturbi del linguaggio sono stati gli ultimi ad essere inseriti in questo trattamento ed è stato possibile attraverso l'infissione di punti extra individuati specificamente dal professor Boy, che portano il suo nome. Nelle sedute successive tutti i risultati si sono incrementati e quindi al termine dei primi due cicli di terapia oltre il 50% dei pazienti ha avuto dei benefici su tutti i sintomi su indicati. Nelle settimane successive, cioè quando la cadenza delle sedute è diventata bisettimanale, i risultati si sono stabilizzati senza incremento, però c'è stata un'assenza completa di recidive. Quindi vi invito ad approfondire questa tecnica e colgo l'occasione per invitarvi ai corsi che la scuola organizzerà a breve e che sono dei corsi tenuti da allievi diretti del professor Bo e completamente approvati da lui. Grazie a tutti. Passiamo alla relazione successiva, presentata dal dottor Leonello Milani, su concordanze e discordanze tra gli agopunti e i punti di Weihei nella terapia delle algie coxofemorali, una casistica personale. Buonasera e buonasera a tutti. Ho il piacere e l'onore di chiudere questa giornata splendida. Non esiste praticamente nessun altro modo in scienza se non procedere attraverso parallelismi, induzioni e deduzioni, e sarebbe strano e disdicevole per medici che si occupano di medicina complementare, una volta si chiamava medicina alternativa, accogliere con simpatia idee nuove. No, ho sentito prima l'amico di Concetto sulla farmaco cinese, ho sentito l'addominopuntura, vedo che molte idee sono entrate e siano esse propositive e foriere di avvenire più riconosciuti e anche un pochino, se mi è concessa la parola, riconoscibili. La mia formazione di neurologo prima e di neurofisiologo dopo mi ha portato all'approccio 32 anni fa, nel 74, a occuparmi
di agopuntura in senso riflessologico. Questo non vuol dire che non abbia conosciuto l'agopuntura della tradizione, estremamente affascinante, ma più studiavo il sistema nervoso e soprattutto il periferico e l'agopuntura della tradizione, più mi rendevo conto che le due cose straordinariamente combaciavano e si combinavano perfettamente. Era soltanto un problema di traduzione, era soltanto un problema di traslazione di alcuni concetti in altri e tutto tornava perfettamente. Però mi è più congeniale parlare voi su un modello che vi propongo. L'organizzazione nervosa arcaica si basa fondamentalmente su tre steps evolutivi: la sinapsi, i gangli, e il terzo passo verso individui complessi è la formazione di un modulo, un segmento, un metamero, che consente un'efficace architettura di sommazione lineare. Capo ed arti di molte specie sono il prodotto di questa morfogenesi di difficile lettura, perché non è facile discernere nelle estremità i tessuti di pertinenza dei vari metameri di origine, anche se è possibile, ma non è immediatamente facile. Qui sono figure tratte dall'ultimo mio libro, dove vedete molto bene un embrione umano, prima della fissazione dorsale, dove sono ben presenti i foglietti germinativi che origineranno successivamente la muscolatura propriocettiva e quindi staturale, differentemente da quella cinetica, e la metamerizzazione è estremamente chiara. Ora noi non la vediamo più, ma in qualche modo è ancora leggibile in alcuni elementi, questo è il retto dell'addome, dove la maniera di leggere orizzontale quello che l'agopuntura mette in termine verticale, i meridiani sono tutti verticali, tranne quelli di gruppo, cintura, eccetera, eccetera, è un modo di far combinare e combaciare la scissa con l'ordinata. Sia verticale l'agopuntura, sia la metameria orizzontale. Anche il grande pettorale ha una tripartizione molto netta e molto significativa. Per non parlare poi della struttura e coli, eccetera, eccetera. Spesso e volentieri, chi si occupa di neuroriflessoterapia o neuroriflessologia applicata alle stimolazioni puntiformi periferiche, quindi quella che noi chiamiamo neuroagopuntura, confonde la distribuzione metamerica di tipo dermatomerico, questi siano i dermatomeri, con la distribuzione nervina classica. Sono due cose completamente diverse, perché un dermatomero di fatto non fa nient'altro che portare le informazioni, non importa da quale nervo, purché contiguo, a livello del medesimo neuromero, cioè a livello del medesimo livello del segmento spinale in cui si abbocca. Non si dimentichi peraltro che tramite le comunicazioni orto e para, che derivano dal nervo spinale alla sua uscita, il somatico e il viscerale, sia in andata informativo che in ritorno, sia in andata motore che in informazione sensitivo, sono strettamente collegati. Ma non sono collegati a caso, sono collegati soltanto se un metamero si occupa di quella porzione metamerica ben precisa e ben chiara. Per cui io posso tranquillamente dire che fegato che ha una innervazione, fegato e colecisti da toracica quinta a toracica decima, interessa i neuromeri e quindi tanto mi sarà meglio come riflessologo vedere quali e quanti punti su quei metameri, ricordando poi la possibilità attraverso la cosiddetta legge delle tre radici di Sherrington, che dice che un impulso arrivato per esempio a T5 si ribatte a due metameri o tre più alti e più bassi per modulazione e quindi c'è un discreto campo di utilizzo. Questo spiega anche molti punti a distanza e questo spiega anche come molti punti anche della tradizione siano, guarda caso, localizzati a livello metamerico. Valga un esempio per tutti, la branca interna e la branca esterna del meridiano di vescica, ovvero i punti che noi intendiamo essere U, cioè i punti di assentimento. Sono tutti e solo metamerici. Quindi li si intende in un modo o li si intenda nell'altro, la mia informazione è un'informazione ad arco sinaptico semplice o pauci sinaptico. Non è sempre facile o possibile il riconoscimento del primum movens, perché non necessariamente il primo sintomo è il punto di partenza o di origine della cascata di eventi patologici compresenti o che si presenteranno. Da qui, proprio per le conoscenze a cui si è giunti attualmente,
L'importanza di una soluzione terapeutica polimodale, anche le manipolazioni vertebrali super selettive sono una forma di riflessoterapia, con le attuali tendenze della medicina integrata. Per cui ho sottoscritto che 1 più 1 più 1 di fatto fa 4. L'infissione di un ago metallico crea un cortocircuito generando un passaggio di cariche elettriche che attraversa i diversi strati cutanei, interessante la relazione della dottoressa Gemma prima, e le strutture nervose che vi terminano. Quindi i vari strati di cui lei parlava hanno anche un senso neurofisiologico al di là di un'interpretazione energetica. Al di là o al di qua, sono la stessa cosa. La cosa interessante è che noi sappiamo che esiste una densità di terminazioni nervose caratteristica di ogni punto di omeosiniatria. Omeosiniatria o agopuntura, poi vedremo che le due cose sono perfettamente coincidenti. Cambia la modalità non di approccio, è uguale, cambia la modalità di intervento terapeutico. Le fibre alfa e delta terminano la sostanza gelatinosa, senza interruzione costituiscono i fasci ligracile cuneato e quindi noi sappiamo che l'infissione di un ago o di un ago che porta per esempio un medicinale omeopatico o motossicologico in bassa diluizione, quindi decimali basse, quindi ponderali, arrivano a stimolare le fibre a delta e C. Sappiamo anche che il massaggio, e soprattutto lo shiatsu, non stimola le fibre a delta e C, ma stimola per esempio le a beta e le D. E quindi queste due fibre sono interessanti. E qui sta un po' il segreto di quello che Melzack e Wall avevano definito teoria del cancello, che poi si attaglia all'analgesia per agopuntura. Facendo entrare un'informazione epicritica lungo le fibre di grosso diametro, si chiude il cancello, che dovrebbe far passare il dolore, aumentando la capacità di sopportare uno stimolo dolorifico proveniente ovviamente dallo stesso metamero. Se sono interessate i fasci gracile cuneato, sostanza gelatinosa, di un livello, io non posso fare nient'altro che utilizzare quella porta, quella via di entrata o di uscita, perché è di entrata e di uscita come del resto tutte le porte, solo se ci passo attraverso. Ma se io passo attraverso un'altra porta, posso arrivare al medesimo livello, ma facendo un lungo giro. Qui invece, a livello metamerico, il giro è molto stretto. Sono i nuclei del RAFE che modificano tutto e modulano tutto. E infatti sono una chiave di modello di analisi dell'omeosiniatria o dell'agopuntura. Se noi distruggiamo i nuclei del RAFE, scompaiono gli effetti intermetamerici dell'omeosiniatria e dell'agopuntura. E si può ottenere analgesia stimolando elettricamente i nuclei del RAFE. Inoltre, anche l'analgesia da oppiacei viene quasi completamente abolita dopo distruzione dei nuclei del RAFE. Il che significa che l'effetto analgesico dell'agopuntura utilizza dei circuiti neuronali ben precisi e specifici, e quindi non è una cosa campata per aria, e lavora prevalentemente sul tono opioide endogeno. Mediatore biochimico sarebbe la serotonina, mentre gli oppiacei rappresenterebbero alcuni dei cofattori di attivazione dei sistemi del RAFE. La prova più bella? Gli antidepressivi antiserotoninergici di sintesi inibiscono gli effetti antalgici sia dell'omeosiniatria che dell'agopuntura. Tutti noi sappiamo che il paziente che viene a essere trattato con agopuntura o con tecniche omeosiniatriche, se assume farmaci antidepressivi di tipo antiserotoninergico, ha poche probabilità di venirne fuori seriamente dal problema. Non vi sto a tediare sui trigger point, invece sottolineo il fatto che la dolorabilità del trigger point varia nel corso del tempo, anche nel lasso di alcune ore. Quindi i risultati a breve termine sono sempre da valutare con molto sospetto, meglio se vanno bene, ma non sono necessariamente negativi se le cose non vanno così bene. L'importante, credo, è avere un metodo ed una affidabilità terapeutica attraverso un sistema logico, compatto e inquadrato, proprio perché è inquadrabile. Che cos'è l'omeosiniatria? E questa tecnica consiste nell'iniettare per via intradermica o sottocutanea farmaci omeopatici o omotossicologici iniettabili, sterili, apirogeni, diluiti in acqua, direttamente nei punti di agopuntura o nei punti regionali o distali, nei trigger point, che possono non necessariamente coincidere con punti di agopuntura. Se lo fanno, tanto meglio, perché hanno una densità recettoriale amplificata; se non lo fanno, hanno comunque un effetto dal punto di vista metamerico, se utilizziamo l'ago secco, chimico, tossicologico, terapeutico, farmacologico, se utilizziamo in quel punto un farmaco in bassa diluizione.
bassa diluizione vuol dire di 1, di 2, di 3, quindi sono diluizioni, D vuol dire decimale, quindi siamo molto, 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 molto sotto al numero di Avogadro, quindi l'acqua, l'effetto dell'acqua, la memoria dell'acqua è tutta roba che va da D23 in su, ma da D23 in giù, qui siamo con farmaci che utilizzano dosi piuttosto basse. I punti di Weyer sono uno strumento diagnostico e terapeutico affidabile ed efficace. La loro corretta lettura ed interpretazione semplifica il range di inquadramento fisiopatologico del malato e della propria malattia, ma soprattutto della scelta terapeutica, gettando le basi razionali per correggere il tiro di una prima prescrizione di avvicinamento, permettendo di monitorare oggettivamente la terapia. Molti omeopati ritengono a torto che l'argomento concernente i punti di vaie sia esclusivo territorio di dominio degli agopuntori, che senza ragione considerano la materia troppo omeopatica, lontana o peggio estranea ai propri interessi culturali o professionali. Fino al 1940 non c'era l'agopuntore e l'omeopata. Tutti i grandi agopuntori, francesi, tedeschi, eccetera, eccetera. Lo stesso Georges Vallier de Morin fa parecchi riferimenti all'omeopatia. Eppure è ricordato come preside la vraie acupuncture chinois, edizioni Mercure de France, come colui che... No, non c'era la figura dell'omeopata, punto, dell'agopuntore, punto. C'era la figura dell'omeopata agopuntore. Chi di voi consulti o abbia consultato, uno per tutti della Fouille, 1947 la prima edizione, 1949-51 la seconda e la terza. Quindi le differenze, la maniera di vedersi strano. Siccome io nasco prima come agopuntore e poi ho cominciato a occuparmi di omeopatia, ho sintetizzato queste due tecniche e mi sono reso conto che ci sono delle cose molto interessanti da una parte e dall'altra, e soprattutto i punti di Weyer sono la perfetta sintesi tra l'una e l'altra. Il medico omeopata tedesco August Weyer, junior, dopo molti anni di attente ricerche personali coadiuvato solo da Leser e dal figlio omonimo di questi, descrisse senza ufficialmente pubblicare una serie di circa 150 zone di cutanei, come areole cutanee circoscritte ben delimitabili, dolorose, le ha chiamate Schmerzpunkte. Alla pressione digitale media, Weyersche Druckpunkte, solo quando il paziente accusi un complesso sintomatologico o segni chiave, evocatori della patogenesi di un rimedio omeopatico. Quindi fa male se il paziente necessita di quel rimedio omeopatico. Ma siccome vedremo successivamente che il 70% dei punti di Weyer corrispondono con agopunti, questo può essere un'indicazione estremamente interessante se quel punto immesso in una ricetta è proprio quello che dobbiamo utilizzare, oppure possiamo andare testandolo per scegliere un punto magari più efficace e magari metamericamente più corrispondente. Cosa sono i punti di Weyer? Sono zone cutanee circoscritte, e anche i punti di agopuntura lo sono. Sono localizzati sempre nella stessa sede anatomica della superficie cutanea, anche i punti di agopuntura lo sono, e la dolorabilità indotta si accompagna a specifici sintomi clinici il cui insieme o parte caratteristica rilevante di essi corrisponda alla patogenesi di uno specifico rimedio omeopatico. Il punto di Weyer non esiste se non in stretta dipendenza dalla propria positività dolorosa alla digitopressione media. C'è, è attivo, acceso, non c'è, non c'è. Contrariamente allo zonide di agopuntura, io preferisco chiamarli gli zonidi di agopuntura perché mediamente non hanno il calibro del punto, quindi di fatto sono areole di 3-4 mm. Per non parlare poi del 36 di stomaco, di 6 di pinza pancreas, del 4 di grosso intestino, che addirittura hanno un diametro medio di 1 cm, quindi sono zonidi. Contrariamente allo zonide di agopuntura, leggasi punto di agopuntura se vi piace, da pungere e stimolare secondo indicazioni terapeutiche specifiche, personalizzate o secondo degli schemi. Il punto di Weyer non esiste se non quando acceso, ovvero positivo alla digitopressione media solo se il paziente accusa questi sintomi di cui abbiamo parlato. Quelli che passano sotto il nome di punti di Weyer sugli arti sono in realtà gli zonidi omeosegnati più accessori che non sono stati descritti da Weyer, bensì da Della Fouille, il quale ha esteso la cartografia weyeriana prendendo i punti di agopuntura. Un'opera pregevolissima, ma è stato il primo a cominciare a leggere la doppia possibilità di trattamento e o di diagnosi e o di terapia.
Guardate qui per esempio, ecco, la cosa straordinaria è che se voi prendete un qualunque testo che parli di punti di vaia, e non ce ne sono tantissimi, tutti gli autori, cominciando la loro trattazione, sottolineano il fatto che Vaie non conoscesse l'agopuntura. Io sono stato il primo a dire non solo la conosceva, ma la conosceva molto bene. La prova? La prova è questa. Siano questi, a livello del torace, la concezione, il rene e lo stomaco, e vedete che le linee di Vaie, con alcuni di questi punti, non tutti, alcuni sono coincidenti, altri un po' meno. Però, se noi consideriamo il punto non proprio come punto, ma come un'areola, anche perché io credo che il punto sia punto soltanto sui modelli anatomici, sulla cartografia del cinesino, ma ovviamente liberamente si possa immaginare che ci sia una varianza anatomica. Si ricordi semplicemente che uno su tre di noi presenti ha una variante anatomica del plesso brachiale. Volete proprio che il 4 di grosso intestino sia lì, proprio per tutti? Io personalmente ho sempre ritenuto di no, anche perché la natura non fa della geometria, la natura fa delle possibilità di tipo nervino, e questa, a seconda della loro innervazione, visto che i punti sono su i nervi perforanti la fascia corporis superficialis, apro parentesi, i lavori di Heine all'Università di Berlino, e chiudo parentesi, chiaramente sono punti di autore. E qui si guardi la stessa cosa quando, oltre al torace, si consideri anche l'addome. Sono sicurissimo che parte della tartaruga della dottoressa rientri in questa disposizione. Ecco, vedete qui per esempio le due di vescica, più il governatore, alcuni pezzi sì, alcuni pezzi no. Però fondamentalmente il 70% sono coincidenti. Ma allora, se i punti di Vaie sono degli agopunti, di fatto, hanno la medesima innervazione, appartengono al medesimo dermatomero e quindi appartengono al medesimo metamero. Quindi è possibile effettuare un parallelismo tra i sintomi, ecco qui, se è vero questo, ed è vero, allora, il processo di progressione della scienza, è possibile effettuare un parallelismo tra i sintomi chiave del rimedio omeopatico e i sintomi chiave dell'agopunto corrispondente. Coincidono? Non coincidono? Io l'ho fatto per i 150 punti di Vaie e vi dico che dei 150 punti di Vaie il 75% corrispondono a punti di agopuntura, e di questi il 70% ha indicazioni simili sia che sia omeopatia sia che sia agopuntura. Non solo, ma sono facilmente reperibili in quanto alla loro localizzazione è oggetto di ampia e particolareggiata descrizione. Non si devono studiare i punti di Vaie, si devono sapere i punti di agopuntura. Nonostante le relative concordanze tra punti di Vaie ed agopunti, il valore innovativo della scoperta vaiana, secondo me, è indiscutibile. Perché? Perché non solo Vaie ha correlato ad ogni punto dolente alla digitopressione un rimedio omeopatico specifico valorizzando il significato organotropo, questo è interessante, dello zone di agopuntura, ma anche frequentemente indicato rimedi diversi nello stesso punto speculare. Chiaro? Punto speculare. Spesso e volentieri noi vediamo per patologie, la domanda prima era chiara, ma è ovvia perché c'è la decussazione delle piramidi, quindi destra va con sinistra va con destra. Però non è altrettanto ovvia quando poi il 17 di rene viene punto omolateralmente. Quindi, nello stesso punto speculare, noi possiamo trovare due farmaci indicazione diversa. E questo è interessante perché la parte destra e sinistra non è semplicemente un antimero o un altro antimero. Sono cose care sia agli agopuntori che agli omeopati. Inoltre ha indicato molti nuovi punti fuori del meridiano, definiti zone di Vaie, garantendo un rilevante valore aggiunto alla già ricca mappatura orientale. Ha inoltre volutamente omesso fra i suoi punti molti degli agopunti ridondanti, superflui e con scarso valore terapeutico. Io dopo 32 anni di pratica di agopuntura o di omeosignatria vi dico che esistono dei punti che io non ho mai utilizzato. E questi non sono pochi, questi sono almeno il 30, 30, 35, 40%. Cioè noi sappiamo che, a parte l'affetto che ciascuno ha per un certo set di punti,
ma noi sappiamo che ci sono dei punti che non hanno nessun senso o ne hanno poco o di fatto non funzionano. Nel periodo da gennaio 2002 a luglio 2005 sono giunti a personale osservazione 57 pazienti sofferenti di algie coxofemorali mono o bilaterali. Per restringere il campo di verifica e di intervento terapeutico, i pazienti sono stati divisi in due gruppi che hanno rappresentato anche il criterio di inclusione. L'altro era quello di esclusione. Gruppo A, 42 pazienti, 29 maschi, 13 femmine, sofferenti di artropatia degenerativa coxofemorale di primo e secondo grado di Bennett. Qui bisogna sempre specificare che se noi non quantifichiamo il grado, non solo dell'artrosi ma anche di qualsiasi patologia, perché esiti post-ictali, io come neurologo ne vedo tanti, però un conto è la presenza ancora di riflessi osteotendinei oppure un aumento di questi, e un conto è un'atrofia completa della muscolatura. Quindi sono due cose ben distinte. Quelli che ho visto io, ho eliminato quelli di terzo grado. Quelli di terzo grado non stanno bene né con l'agopuntura né con l'omeosiniatria. Stanno bene con l'intervento chirurgico. Quindi primo e secondo grado secondo Bennett, misurazione dello spazio articolare evidenziata radiologicamente con segni clinici di disfunzionalità articolare. Per la valutazione è stato richiesto l'intervento di uno specialista ortopedico. Certo, perché io non lo sono, e quindi era meglio che lui valutasse bene anche i radiogrammi. Tutti i pazienti hanno firmato il proprio consenso in formato scritto come da regola. I pazienti B erano sofferenti di coxalgia post-traumatica avviati a terapia diversificata rispetto ai pazienti del gruppo A, quindi questi non sono stati considerati. Tutti i pazienti inclusi, 42, sono stati valutati secondo un questionario autocompilato, che è l'UOMAC. E non si creda che sia un questionarino, perché questo è quello della Western Ontario e McMaster University Index, quindi è quello che conta in reumatologia, che misura tre differenti criteri di funzionalità. All'inclusione tempo zero, dopo tre sedute a cadenza settimanale T1 e dopo 10 giorni dal termine dell'ultima seduta, mediamente dopo 7, T2. Non solo, ma anche il questionario SF36, che è il più diffuso e conosciuto questionario patient-oriented, adesso si tende a guardare anche certe caratteristiche, non soltanto quanti scalini fa o se si infila o se può camminare per quanto tempo senza dolore, ma per esempio anche la vitalità, le attività sociali, il ruolo, lo stato emotivo, il cambiamento dello stato di salute, piccoli dettagli che sono quelli che poi i pazienti ci riferiscono: sono andato a ballare, ho potuto scendere le scale meglio, finalmente posso comprarmi il pane e il latte per conto mio senza chiedere l'aiuto alla vicina. Ecco, questo è patient oriented. Nell'UOMAC viene fuori che un criterio oggettivo, nel patient oriented invece nell'SF36 è soggettivo, lo fa il paziente. Il UOMAC Index è stato progettato per misurare le condizioni del paziente contro diversi criteri. Il dolore, ci sono 5 items, la rigidità è a 2 items, la funzionalità fisica 7, quindi 5 più 2 più 7 sono 14 cose che il paziente deve compilare per dire tot piuttosto che altro tot. Ad ogni voce viene assegnato un punteggio da 0, nessun, proprio viene scritto così, nessun dolore problema. A 10, peggiore dei dolori, problema immaginabile. Le indicazioni omeopatiche per le coxalgie non traumatiche sono essenzialmente riconducibili a 4 rimedi omeopatici. Tonka, ho messo il nome latino vicino, non per amore di latinismo, ma perché è dal nome latino e dal primo descrittore che, facendo ricerche internet, si riescono a scoprire i principi attivi e quindi vedere il principio simile oppure il principio contrario con cui si basa l'omeopatia. Tonka argentum, rus toxicodendron colocintis. Tonka è stato escluso perché non è previsto per tonka un farmaco iniettabile. Argentum vedete che nella mediosternale si trova all'altezza del quarto spazio intercostale, dermatomero T4 T5. Corrisponde allo zonide di agopuntura concezione 16 bis. Questo zonide di agopuntura è riportato solo a pochissimi autori, ecco perché è stato chiamato bis. Numero di pazienti positivi a la pressione in questo punto, che corrisponde al rimedio omeopatico argentum, ma che se vogliamo chiamiamo 16 bis, vedete che 4 più 3 più 17. Rustox,
Vedete che anche qui siamo nell'addome, per esempio, interessante, se poi c'è qualche cosa della tartaruga che corrisponde a qualche cosa, non conosco conosco la botanica, la zoologia un po' meno, quindi sulla botanica di Rustox vi posso dire, sulla tartaruga un po' meno. Ma casomai è interessante, no, sono sicuro che sia interessante, anzi sono sicuro che ci siano delle corrispondenze, che nulla avviene per caso, anzi credo che cervelli diversi pensino cose diverse solo se sono diversi, ma pensino le stesse cose, casomai dette in lingue diverse, se si occupano delle medesime cose. Siccome qui ci occupiamo tutti delle medesime cose, sono sicuro che qualcuno di queste cose può essere interessante anche come estrapolazione logica, culturale, mentale, fare delle interposizioni. La cosa peggiore, parlo per me, è pensare di essere affezionato a quello che penso, che ho studiato e che ho capito bene, perché mi limita non solo culturalmente, ma soprattutto nel mio approccio col paziente. Facendo il medico, e quello che mi interessa è avere la testa aperta, non chiusa. Corrisponde allo zone di agopuntura concezione 3. Numero di pazienti positivi 38 su i 42. Qui Rustox prevede uno zone di omosegnatrico accessorio. Guarda caso è proprio quello che ci interessava per le coxalgie. È la vescica biliare, dermatomero L2, numero di pazienti positivi, in questo caso 40. Vedete che questo cosa vuol dire? Prima erano 30, adesso 40, 30 più 40 fa già 70, ma non sono 42. No, perché molti pazienti erano positivi a più di questi punti, ovviamente. Mentre il punto di vaie è colocintis, che è l'unico, tra l'altro, dei punti di vaie non localizzato come tutti gli altri su capo, collo, torace ed addome, si trova sul gallbladder della vescica biliare 40. Questo era quello che presentava il numero minore di positività, nonostante il dermatomero S1 sia correlato abbastanza, forse troppo basso, all'articolazione coxofemorale. La cosa curiosa, ma non lo è che lo zone di omosegnatrico accessorio di colocintis, che abbiamo visto prima al 60, è contemporaneamente, lo zone di omosegnatrico accessorio di colocintis è sempre gallbladder 30, numero di pazienti positivi, in questo caso 40. Quindi in questo punto qui noi troviamo sia un punto di vaie che uno zone di omosegnatrico accessorio di un altro punto di vaie. E non è un caso, perché noi stiamo parlando di anca e quindi il punto lì. Si nota come il limite superiore di stimolazione sia di R12, abbiamo visto prima la carta di atomi, mentre quello inferiore sia S1, esattamente quelli a cui i neuromeri si abboccano i nervi sensitivi da muscoli, tendini, capsule articolare proprio dell'articolazione coxofemorale. La mia esperienza di 32 anni mi dice che un punto funziona bene se è inserito in un certo range metamerico. Se fuori può funzionare, posso interpretarlo in tante maniere. Però se è lì, è lì. Io tra l'altro all'inizio della mia carriera ho avuto la fortuna di andare due volte negli ospedali cinesi. Beh, io non so la vostra esperienza, ma la mia non sto a raccontarla perché non è il caso. Io ho visto che i polsi non li prende nessuno. I punti strani a distanza li fanno pochi. Ho visto fare tante cose locali. Sto parlando dell'ospedale numero 9 di Pechino, 1982. Sto parlando dell'ospedale numero 12 del popolo di Nanchino, 1984. Partito con i polsi, 6 superficiali, 6 profondi, destra, sinistra, madre, padre. Ah, oh, tu fare male qui, io mettere ago qui. Quello ho visto fare. Tutti i pazienti sono stati trattati con infiltrazioni con il farmaco iniettabile unitario in diluizione progressiva. Quindi ovviamente per la positività del punto di vaie argentum è stato utilizzato un farmaco in potenza di 6 o di 8, eccetera, eccetera, per tutti gli altri. Ecco, credo che la cosa più interessante sia questa. L'indice globale UOMAC è passato mediamente da 6 al T0 a 4,2 al T1 dopo 3 sedute, a 3, la metà, dopo mediamente 7 sedute. Il questionario SF36, compilato dal paziente all'inizio e alla fine del trattamento a domicilio, ha mostrato una rilevante differenza di punteggio sulla qualità di vita, da 2+ a 4+. Non si sono rilevati effetti collaterali, il 92% dei pazienti si è dichiarato compliante alla terapia. I vantaggi dell'infiltrazione dei medicinali omeopatici iniettabili nei punti di vaie per la terapia dell'artrosi moderata e l'articolazione coxofemorale sono: minor numero di sedute, 7 rispetto all'agopuntura, in valutazione retrospettiva mediamente 11, per l'ottenimento di livelli ottimali della qualità di vita.
Più o meno i risultati che si ottengono con l'agopuntura si ottengono con l'infiltrazione nei punti di vaie, con il farmaco corrispondente. Però l'esperienza dice che ci si arriva un po' prima, 7 rispetto a 11 per questa patologia. Accorciamento dei tempi tecnici di intervento. Una volta valutata la positività, l'infiltrazione nel punto non prende più di un minuto, due minuti, tre minuti. Per cui si ha poi tutto il tempo di fare anamnesi, chiedere cose, eccetera, eccetera. Utilizzazione di un numero limitato di punti e migliore accettazione da parte di pazienti poco complianti, paurosi, agofobici, bassa soglia del dolore. È così veloce l'infiltrazione sottocutanea, o infradermica è un filo più dolorosa, ma la sottocutanea, che il paziente non ha quasi il modo. Invece un ago che sta per 20 minuti può dar fastidio. Può, non può, dipende. Però c'è questa realtà. Gli agofobici esistono, i paurosi esistono, la bassa soglia del dolore esiste, esistono anche le crisi lipotimiche e le crisi vagali dopo puntura del 10 di vescica o del 20 di vescica biliare o altri punti. Maggior personalizzazione della terapia. Qui ci metterei un po' un punto interrogativo, perché è pur vero che molti agopuntori personalizzano molto la terapia. Molti vedo che dicono di personalizzare la terapia, poi alla fine della fiera prendono quello schemino e lo applicano per tutti. Schemino efficace, sia chiaro. Schemino efficace. Possibilità di estendere l'indagine clinico-semiologica verso altre patologie viscerali. Questa è una cosa interessante. Subcliniche o sfumate che la positività del punto di vaia indica. Quante volte, siccome il discorso è metamerico, oltre all'anca sono andato a chiedere un PSA, un PSA3, una valutazione ormonale, un'ecografia all'ovaio, e ho trovato delle cose che il paziente stesso non sapeva di avere, certamente non sapeva di avere un carcinoma della prostata. Scoperto, il punto di vaia è positivo. Positivo perché lo tocco, se mi dice che non fa male, io non lo tratto, ma se fa male la pelle diventa spia del metamero ridotto e quindi la vado a cercare dentro. Punto 6, possibilità di un trattamento domiciliare, perché continuo con la terapia domiciliare, con lo stesso medicinale che ho utilizzato, anche qualora, per esempio, il paziente decidesse di interrompere la terapia in ambulatorio. Con gli aghi il paziente deve venire per forza. Se deve fare delle iniezioni può fare anche a domicilio. Vi ringrazio per questo tempo che mi avete dedicato, ricordando la frase di Paracelso, che divinum opus est dolorem sedare, e ricordando anche, visto che siamo a Bologna, c'è la Garisende e c'è gli Antonelli, che la più piccola non è più bella di quella grande, non è neanche più brutta, non pende neanche di più, sono tutte e due, e tutte e due, da quando sono state costruite, stanno insieme, e a nessuno verrebbe in mente di doverne eliminare una. Che torri di Bologna sarebbero altrimenti? Grazie.